Chissà quante volte da bambini abbiamo detto che schifo riguarda qualcosa da mangiare e probabilmente i nostri genitori ci hanno rimproverato. Non si dice così della roba da mangiare, semmai si dice che non ti piace. Volevano farci crescere educati e rispettosi del cibo, immenso dono di Dio. Ma al di là di questo, quando dicevamo così, esprimevamo disgusto. Il disgusto è un'emozione molto importante. Il disgusto è qualcosa che ci aiuta a rimanere lontani da qualcosa che potrebbe farci male, come quando ci allontaniamo da qualcosa di ammuffito, di sporco o di sgradevole. È quella reazione che ci fa storcere il naso, chiudere gli occhi, voltare la testa, allontanarci da ciò che ci disturba. Il disgusto è un'emozione e come ogni emozione ci spinge all'azione e collabora al nostro benessere nel modo che dicevo. A questo punto forse ti starai chiedendo: ok che il disgusto mi tiene lontano da una mela marcia, ma cosa c'entra questo con il rapporto con me stesso e col rapporto con gli altri? Il punto è proprio quello che non soltanto nel cestino della frutta ci sono cose che ci fanno male, ma anche nella vita di tutti i giorni, anche nelle relazioni di tutti i giorni. Ad esempio, proviamo disgusto quando ci accorgiamo che qualcuno ci tratta con disprezzo, ci tratta in un modo che ci fa male, ci disturba e per questo siamo portati ad allontanarci da quella persona o da quella situazione. Esiste quindi anche un disgusto sociale e morale che riguarda persone e situazioni che violano i nostri valori, i nostri principi morali e il nostro benessere. Quando vediamo corruzione, ingiustizia, violenza, crudeltà, il disgusto ci fa dissociare da tutto ciò, ci fa condannare quelle cose. Ora, il problema qual è? Che nei confronti di una mela o di un altro frutto marcio non c'è nessun problema. Lo apriamo, ci rendiamo conto che potrebbe farci male e lo mettiamo da parte. Ma nella vita di tutti i giorni, nelle relazioni, nei confronti delle persone, non è così semplice. Voglio dire, non sempre siamo istintivamente portati ad ascoltare il nostro disgusto e ad allontanarci da quelle cose che potrebbero farci del male. Per tanti motivi, ad esempio, a volte lo ignoriamo oppure lo sopprimiamo, lo reprimiamo, perché abbiamo paura di allontanarci da certe persone che se da una parte ci trattano male, come in certe relazioni tossiche, dall'altra però qualcosa comunque ci danno. E così ci troviamo invischiati in certe situazioni dalle quali non riusciamo a sganciarci. A volte può essere il senso di appartenenza nei confronti di un gruppo che ci rende più difficile vedere il male che quel gruppo sta portando avanti e ci risulta così difficile dissociarci. Pensate a quanto questo possa essere forte in età evolutiva, quando siamo ancora piccoli, adolescenti, e quindi non abbiamo ancora chiara la percezione e l'importanza dei nostri valori. A volte poi di fronte all'autorità il senso di soggezione, il senso di riverenza ci rende più difficile renderci conto che magari quel nostro superiore, quella persona al di sopra di noi, può aver fatto qualcosa che ci dà fastidio, per la quale vorremmo staccarci, ma c'è appunto quel senso suo di superiorità che ci impedisce a rendercene conto e a prendere le distanze. A volte semplicemente ci dispiace non compiacere qualcuno e allora ci risulta difficile dire di no. A volte poi in certe situazioni che ci mettono in imbarazzo potremmo essere portati a trasformare il disgusto in autodisgusto, pensando di essere noi i responsabili di quello che sta accadendo. Pensate a un bambino, a una persona che ha subito un qualche genere di abuso, invece di sentirsi pronto a parlarne, si chiude in se stesso per vergogna e per paura. A volte, infine, per educazione, pensiamo che non sia giusto esprimere contrarietà nei confronti di qualcosa
qualcosa o di qualcuno. Intendiamoci, come tutte le emozioni, anche il disgusto va regolato. Se ce ne lasciamo trasportare, rischiamo di allontanare qualunque minima cosa che ci dà fastidio, rischiamo di non riuscire ad affrontare nuove esperienze o a conoscere nuove persone e situazioni. Ma anche il reprimere sistematicamente la ripulsione verso ciò che percepiamo come qualcosa che potrebbe farci male è molto pericoloso, perché potrebbe appunto indurci a lasciarci trascinare in certe situazioni che a lungo andare ci procureranno molta difficoltà. Il disgusto è un antidoto al dipendere emotivamente da certe situazioni o persone. È un antidoto al negare il malessere che quella realtà ci fa provare. È una spinta al cambiamento e alla liberazione. Quando proviamo disgusto, il nostro corpo e la nostra mente ci dice che dobbiamo allontanarci, che c'è qualcosa che ci procura malessere, che dobbiamo avere la forza di prendere le distanze. Il disgusto ci dà l'energia per fare tutto ciò, ci dà l'energia per opporci e per dire di no. In quelle situazioni è importante accogliere l'emozione del disgusto, ragionandoci sopra, non mettendolo da parte in modo troppo leggero, magari confrontandoci con un amico, con un professionista qualificato che ci aiuti a capire meglio la situazione. Parlarne ci aiuterà a capire e a riprendere in mano la nostra vita per ricercare il nostro benessere interiore. Proprio a riguardo delle relazioni tossiche ho pubblicato diversi video nel mio canale, ti lascio il link della playlist in descrizione. Un ultimo pensiero, non dobbiamo confondere il disgusto con la paura, perché certe volte, specialmente di fronte a certe cose nuove, potrebbe nascere in noi un sentimento di paura che ci fa opporre di fronte appunto a quella situazione. Ma un conto è la paura, un conto è il disgusto. È normale aver paura di qualcosa di nuovo, ma è molto diverso provare invece repulsione verso qualcosa che sentiamo che potrebbe farci del male, che danneggia noi e la nostra serenità. Non è facile distinguere tra queste due sensazioni, ma già l'aver presente la differenza ci aiuterà ad orientarci. Insomma, il disgusto è un'emozione scomoda sicuramente, ma molto preziosa. Dobbiamo usarla come una bussola che ci indica la direzione da seguire per stare meglio con noi stessi e con gli altri. E se sei interessato al tema delle emozioni, ho preparato 10 email in cui ti parlo di altri tanti 10 falsi miti riguardanti appunto le emozioni. Segui il link in descrizione oppure nel primo commento per iscriverti e ricevere questa sequenza di 10 email.